potrei, ma non voglio fidarmi di te. Io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici, qualcosa che pensi. Sei solo la copia di mille riassunti, leggera, leggera, si bagna la fiamma, rimane la cera e non ci sei. Cari amici, cari cristiani, buongiorno a tutti voi. È strano il miracolo che viene descritto dal Vangelo di oggi. Gesù fa seccare un fico perché non porta frutti quando non è la stagione dei fichi. Che strano. Potremmo interrogarci sul perché. Ma subito Gesù ci mostra come quel gesto era simbolico per farci comprendere il grande legame che vi è tra la fede e la preghiera, e ciò che egli ci rivelerà è straordinario. Proviamo ad ascoltare. Lettura del Vangelo secondo Marco. La mattina seguente, mentre uscivano da Betania, il Signore Gesù ebbe fame. Avendo visto da lontano un albero di fichi che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se per caso vi trovasse qualcosa, ma quando vi giunse vicino non trovò altro che foglie. Non era infatti la stagione dei fichi. Rivolto all'albero, disse: «Nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti». E i suoi discepoli l'udirono. La mattina seguente, passando, videro l'albero di fichi seccato fin dalle radici. Pietro si ricordò e gli disse: «Maestro, guarda, l'albero di fichi che hai maledetto è seccato». Rispose loro Gesù: «Abbiate fede in Dio. In verità io vi dico, se uno dicesse a questo monte: levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avviene, ciò gli avverrà. Per questo vi dico, tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe». Gesù ci dice che la preghiera fatta con fede verrà ascoltata, anche se chiederà l'apparenza delle cose incredibili, inusuali, come quella di chiedere a una montagna di gettarsi nel mare. Però attenti, il Signore Gesù non dice il quando e il come. Egli dice solo che la preghiera fatta con fede sarà esaudita. I tempi e le modalità sono nelle mani sue. Ecco il modo con cui noi dobbiamo accostarci alla preghiera. Chiedere al Signore che intervenga là dove vediamo prevalere odio, violenza, ingiustizia. Domandare al Signore conforto e aiuto per coloro che stanno vivendo problemi di salute o dolori legati alla propria esperienza affettiva. Ma non tocca a noi decidere quando e come Dio interverrà. Egli saprà trasformare in riscatto la caduta delle persone, il loro dolore, la loro sconfitta, ma con i tempi che Lui dirà. Accostiamoci allora al nostro pregare con la fiducia di chi lascia a Dio il compito di agire. Buona giornata a tutti voi, carissimi. Ma non voglio fidarmi di te. Io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici, qualcosa che pensi. Sei solo la copia di mille riassunti, leggera, leggera, si bagna la fiamma, rimane la cera e non ci sei più. Vuoti di memoria, non c'è posto per tenere insieme tutte le puntate di una storia. Piccolissimo, particolare, ti ho perduto.